Salve a tutti ragazzi, sono sempre Io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera allenatore con i nostri falchi. Come state? Spero tutto bene. Allora, qualche giorno fa è uscito un nuovo episodio, anzi in realtà venerdì, quindi pochi giorni fa, andatelo a recuperare, mi raccomando. E non solo, perché in questi giorni stanno uscendo un sacco di cose nuove. È uscito innanzitutto ieri, un po' inglese così, un po' alla Sir Fridolf. Madonna, da quant'è che non lo utilizziamo Sir Fridolf, chissà che pippone è diventato. E dicevo, è uscito un episodio della Four Year Challenge, poi è uscito un video dedicato ai talenti di FIA 22, è uscito un video dove gioco, dove sto in port, cioè sono usciti tantissimi video, andateli a recuperare, trovate tutto su, tutti sul canale, tutto sul canale. Poi inoltre è ricominciato il campionato, come ben sapete. Non so cosa ha fatto l'Inter, non so cosa hanno fatto le altre squadre, ma ho un secondo canale dove parlo di sport, quindi andatevi a iscrivervi. Inoltre seguitemi su Instagram, tutti i link li trovate nella descrizione, mi raccomando. Allora, abbiamo un po' di cose di cui parlare. La prima, share titolare, è ok. La seconda, purtroppo Strannegård, tornato dall'infortunio, non è più quello di prima. Proveremo a dargli un altro po' di tempo, proveremo a dargli un altro po' di campo, ma si vede che non è più lo stesso. Marti, mi avete detto di non venderlo perché da qualche parte lui prende punti overall. Il problema è che non li prende da nessuna parte. È vero che ha la lucidità bassa, ma da centrocampista centrale mi fa un orripilante meno 5. Da trequartista, dove sta? Meno 1. Da esterno sinistro, meno 2. No, da esterno sinistro, meno 3. Da ala sinistra, meno 1. Da attaccante, manco a chiederglielo. Dove li prende sti punti, ragazzi? Da TT? Da TT? Non glielo possiamo manco... Ecco, a TT, meno 3. Cioè, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Questi i punti mi sa che non li prende da nessuna parte, quindi... Se possiamo provare, ma ne dubito. Possiamo provare a metterlo, non lo so, a T? COC? Proviamo a T? Boh. Non sono convinto, sinceramente non sono convinto. Sicuramente ha un ottimo valore... E un motivo effettivamente ci deve essere, però non lo trovo. COC a, perché a T ci mette pure 41 settimane. Proviamo COC, ragazzi. Che vi devo dire? Che vi devo dire? Marti, date una svegliata. Poi abbiamo sbloccato una nazione e ho deciso di sbloccare l'Austria. Quindi ci sono tutte le nazionali nordiche: Lettonia, Estonia, Lituania. Poi abbiamo l'Islanda, le Faroe, la Danimarca, la Finlandia, la Svezia, la Norvegia. Poi abbiamo l'America, il Canada. Poi abbiamo la Bielorussia, abbiamo la Svizzera. Adesso abbiamo anche l'Austria. Quindi direi che di nazioni ne abbiamo. Abbiamo acquistato pure da tante nazioni, direi comunque di nazioni ne abbiamo sbloccate. Allora, andons. Mettiamo subito un po' di ricerchine. Per esempio, terzino destro, ma pure sinistro poi, proprio in scioltezza. Vediamo se c'è qualcuno che può essere interessante. Ma Onisivo sembra quello che ho utilizzato nel Road to Victory. Questo, se non ricordo male, ha qualche punto potenziale. Ah, sono finiti qua i terzini destri. Ammazza. Ah, perché ho messo 25. Vabbè, proviamo a mettere 28. Ah sì, questo è del Sam Putin. Valci qua? Cosa mi dici? Minchia, un 1,91, figlio mio. Ma non avrei esagerato con gli spinaci. Allora, TS. TS Malisek. Questo ha la faccia di uno sveglio. Anche Schnegg. Dai, vediamo. Ah, ragazzi, giocate veramente nella feccia, quindi spero voi nel caso vi vogliate trasferire. Asa, magari c'è qualche sorpresa. Ma no, non vedo sorprese. Però questo secondo me è veloce. Così, a sentimento. Vediamo Ada. Poi in realtà... Oh, Gulles. 1,90. Ma ragazzi, ma cosa mangiate? Mamma mia. Proviamo difensore centrale. Qualche sostituto. Damn, bro, sarebbe intrigante. Un ritorno di Ivo. Anche Dani ci l'avevamo preso. Danso Kuduro. Ma io metto un po' a seguire un po' di gente nuova. Dai, ragazzi.
Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Lienhardt non era male. Maresic non ci vuole vedere neanche. Neanche. Se lo paghiamo. Muhammed Begovic. No, questo non vuol venire. Vorrei fare un'ultima ricerca a centrocampo mediano, visto che Borchit l'abbiamo perso. De Maku. Lui sicuramente vuol venire. Vediamo Ljubicic. No. Niente, abbiamo lo staff pure impegnato, va bene. Oltre a questo, ragazzi, ho qualche nuovo obiettivo. Grazie per i consigli che mi avete dato. Ed effettivamente, un obiettivo per quanto riguarda le simulazioni è: quando simulo sempre per 4 partite, non subire gol. Ok. Quando simulo sempre entrare gli ultimi 20 minuti per 5 partite e cercare di segnare un gol. E poi, come ultimo obiettivo, ho inserito quello di fare 6 assist con il nostro caro amico Sher. Come detto, siamo nel calciomercato e gli obiettivi iniziano già questo mese. Ci sta. E dureranno 3 mesi, i soliti, i classici. Casun, chi è? Chi è lei? Non mi ricordo di lei. Il Basilea ci fa un'offerta per Bjur. 2,9 milioni. È un'offerta che, vi dico la verità, prenderei in considerazione. Perché Bjur non mi sta. Mi sta, ma non mi sta. Ecco, allo stesso tempo mi sta, ma non mi sta. Il problema è che zio Scaldabagno, io non posso. Non ho per il momento un sostituto. Guarda, Sigurbio, sono quel gran figlio di una vacca. Quel gran portiere che abbiamo trovato. Vedete, questi non si vogliono trasferire. Sti balordi. Perché comunque un 72-73 me lo sarei preso volentieri. Adesso neanche più Holm si vuole trasferire. Quando si fanno il loro 70 di over, basta, finito. Non mi sogno più trasferire. Vabbè. Come potete ben vedere, se pagassi la clausola rescissoria non cambierebbe assolutamente nulla. Quindi questi, tutti questi non si vogliono trasferire. E ne abbiamo dei giocatori, eh? Niente, ragazzi. E io non posso permettermi di darvi a Bjur in queste condizioni. Capite che non è cosa bella, non è cosa semplice da gestire. È anche proprio un peletto frustrante, visto che stiamo parlando di calciatori che la maggior parte non vengono cagati neanche dalle loro madri. Però io non li posso acquistare. Ma va bene, sono arrivato ai quarti di Champions. Chi se ne frega, vero? Offerta per il prestito per Hunziker. E vi dico la verità, io purtroppo, che è diventato un 71. Come faccio a utilizzarlo? Che c'ho Cowell e Gerdes. Come faccio, ragazzi? Io per il momento questa offerta l'accetto. Per quanto riguarda il port... Madonna mia. Vale la stessa cosa, ragazzi. Non ho la poss... Io l'app non lo posso vendere. Possibile cambio ruolo. Marti. Non penso prenda punti. No, infatti. E gli mettiamo attaccante ombra. Abbiamo Laken. Quindi la simulazione che andrei a fare la rischio, un pochettino la rischio. Provo a non subire gol contro l'Aken. È un po' tosta. Andiamo a simularla velocemente. Vale se sono io a non riuscire neanche a fare un gol? Vale lo stesso? Hunziker è andato al Valladolid comunque. Per il momento andiamo così, dai. Perfetto, ragazzi. Cioè, veramente non ho le parole. Andiamo a giocarci sta partita contro. Mannaggia, contro l'Elfsborg, veramente. Andiamo. Così, signori, con la titolare. Sempre sul pezzo. Forza, ovviamente. Ma che sto a fare? Sono Frosta Falkenbergs. Mannaggia. Anstad. Vabbè, ma ragazzi, ma che azione abbiamo fatto? Clamorosa. È passato Sher. È passato Sher. Mannaggia, non sono riuscito né a giocarla né a tirare. Oh, Meggia. Burns. Bel gol dell'Elfsborg. Siamo sotto. Io sotto un camion. La partita sotto di un gol. Mi sembra che sto pallone salzasse. E non salzate. Sì, lì. Oh, mamma, che bella. Ti prego, Cade.
Pareggio istantaneo. Bellissima la palla di Sile Sufai. Bravo Cade Cowell. Eh beh, sì, ma una bella incornata verso la porta. Sile Sufai. Hansen. Vai, Stranne. Vai, Stranne. Mettila bene. Boom! Com'è che fanno? Fanno così? Ma perché fanno? Perché questa simulazione? Sembra una roba orripilante. E poi fanno così. Vabbè, non lo so. Si drogano tutti. Bravo Strannegord. Bravo Strannegord. Bellissima la palla. E poi al volo se lo su fai l'abbiamo ribaltata. Ma non ho capito mica sto buco, eh. Non l'ho mica capito. Non l'ho capito. Mi sembra la partita con l'Hammarby. Cioè, è una roba assurda! Ma guardate il movimento che fa Blomqvist. Forse gliel'ho fatto fa pure io, però. Boh, vabbè. Bravo, Karklino. Mamma mia, bravissimo, Karklins. Vai, Kate. Ti prego. Ti prego, corri. Mettila. Morbidissima, baby. Oggi ti metto in punizione, Hansen. Adesso ti esco. Adesso ti esco. Sì, basta. Basta. Bravo, strano. No! Va bene. Va bene un cappero. Ok, dai. Facciamo giocare. È vero che si risuffa un pelo stanco, ma facciamo giocare Males. Che caspita. Males. Bravo, Males. Bel movimento. Bene, anche se li suffai. Che lo accompagna. Mannaggia, per strano, guarda. Bravo! È tornato? È tornato Stranne? Lo Stranne che. Che fa il teletrasporto? Cos'hai combinato lì? Lo Stranne che inventa? Mamma mia, ho rivisto sprazzi di Stranne. Bellissima. Sta palletta. Ed è doppietta di Sile Sufai. Qualche episodio fa ho letto un commento del tipo che il Falkenberg si è diventato tipo uno spaccio di giovani talenti. Sai che effettivamente mi sento un po' così, no? Facciamo arrivare talenti un po' da tutta Europa. Da tutto il mondo, li facciamo crescere, poi li mandiamo in prestito, li cediamo, facciamo un po' di tutto. Tutto legalizzato, ragazzi, eh. Madonna, divento io illegale se mi prendo un altro gol. Azzo, che palla brutta che abbiamo perso. È per bestemmiare meglio, perfetto. È tolto. Si è mangiato un gol grande come una casa, tolto. Males la contro... Non è vero che l'hai fatto! Ma che cos'è sta scoreggiata? Oh mamma. Dove vai, Facco? Bravo, Males. Oh, si riparte con Burns. Si riparte con Burns. Che è stanchissimo. Passa dal centro. Si è fatto male, Males. Eh beh, sì, ha senso. Effettivamente ha senso. Liepins. Bravo, Liepins. Bravo, Liepins. È chiusa? È chiusa. Andiamo in ripartenza con Gerzic. Bravissimo Liepins. Bravissimi tutti. Spero non sia nulla di grave. Mamma mia, si tocca la spalla. Dolore. Questa è la macumba di Chizito, ve lo dico io. Panchinarlo vuol dire ciò. Bene, ragazzi. Sono contento che ci portiamo dopo quella sconfitta orribile. È tornato Males contro ogni macumba. E chi ci vuole? Male, 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 Malibu. Andiamo, ragazzi. 3 punti. 3 punti, 3 punti dopo la bruttissima sconfitta contro il mio EB. E si va. Dominanti. Dominanti. Dominanti e basta. Quando usciamo, siamo dominanti. Allora, Strane sta attraversando un buon periodo. Sì, è vero, lo stai attraversando. Sono d'accordo. Io direi che questa partita contro il Kalmar potremmo andarlo. Non a simulare totalmente. Lo simuliamo e poi entriamo negli ultimi 20 minuti. Solo negli ultimi 20 minuti, ragazzi, eh. Sia ben chiaro. Non prima e non dopo. Aiaia! E dai! Oh, non riusciamo a trovare un varco! Finito il primo tempo, ragazzi. Un'occasione per noi. Bella questa azione. Bella, giocagliela dietro! Bella! Bella! Mamma mia, Biraghi sembri! O Candreva, quello che preferisci. No, eh no!
Al 70esimo devo entrare. Vabbè, ragazzi, è veramente ridicola sta situazione comunque. Devo entrare in campo. Al 70esimo, ragazzi. Dai. Dai, Mares, tagliela bene. Sì. Strane corda. Ma andiamo. Che sarebbe uscito al posto di Abramsen. Adesso uscirà al posto di Abramsen. Entra Cade Cowell, Lane e Abramsen. Adesso però per vincerla, non più per pareggiarla. Siamo riusciti subito nel primo obiettivo, diciamo così, quello di entrare al 70esimo a 20 minuti dalla fine e di segnare un gol. Oh, Cher, da quando abbiamo messo su quell'obiettivo lì. No, ma andava bene se andavi, Lane. Ci pensa Brahms. Cos'hai fischiato? Cos'hai fischiato? Cos'hai fischiato? Cos'hai fischiato? Cos'hai fischiato? Cos'hai fischiato? Ma cos'hai fischiato? Bravo, Anstad. Lane. Anstad, ti prego. Tira una. Ma che cazzarola c'hai nei piedi? Sembra che tiri degli asciugamani. Oh, ci puoi riprovare? Grande Lepone, grande Lepone. Mamma che azione! Bellissima, bellissima. Non è che avesse tirato benissimo. No, beh, adesso ho tirato una leggera saccagnata, però non colpita proprio bene. Noi Cade, dai che ne facciamo un altro. Dai che ne facciamo un altro. Attenzione perché c'è Sherry in buona posizione. Madre bellissima. Sher, che aspiterina stai a fare? Finisce qui, 3 punti, Suka, mutandoni. Sucate mutandoni, sucate mutandoni. Il vostro stemma con quelle mutandine lì. Ok, adesso abbiamo il no shopping con il mercato che boh, per il momento non ci regala gioie, non ci arrivano neanche i resoconti. Oh, questa partita qua è fondamentale, raga. Se vinciamo contro il no shopping, andiamo a staccare. Andiamo a staccare chiunque. Andiamo così, signori, sempre sul pezzo e forza Falkenbergs. Guarda di là. Non ho ben capito perché Cade Cowell abbia tagliato verso l'interno, ma va bene lo stesso. Attenzione, Abramsen. Può metterla in mezzo, lo fa! Per Hansen. Che palletta! Oh, sto Abramsen, ragazzi. Chi è che c'avevamo? Ah, Mikkelsen, nazzi. Bravo, Hansen. Ho già la telecamera. Mi ha fatto una bella azione, eh. Poi forse qui avevo perso un po' il tempo, ho tirato una bella saccagnata nel mezzo. Non ci è arrivato Cade Cowell, ci arriva Hansen. Si fa avanti Ben Burns. Cosa che non capita spesso, bellissima questa palla per Anstad che ha la possibilità di raddoppiare. Poi però Simulu e perdo 2-0 contro il Mjällby. Mannaggia vostra. Attenzione. Al volo. Boom. Mannaggia, ci avevo creduto. Daland, cambia tutto dalle parti di Cade Cowell. Sul mancino, Cade! Ah, scoreggiata. Sì. Ma no, gli ha fatto l'archeio. Gli ha fatto l'archeio a Abramsen. No, voglio rivederla, ragazzi. Voglio rivederla. Voglio rivederla a Fabio. Cioè, questo era un archeio. Guardala, guarda. Sì, forse non. Madonna mia, ma cosa fa Abramsen? Cattivissimo. Poi guarda, gliela schiaccia. Boom! Aspetta. Guarda. Sì, no, forse non proprio l'archeio. C'è un altro modo per chiamare. Sì, gli ha rotto il collo, ragazzi. Guarda, qui stava. Guarda, Bramshen, che cattivo! Qui aveva già capito tutto. Ma che succede? C'è la distanza di sicurezza? Boom, boom, boom! Mamma mia, ragazzi! Ah! Ci vorrebbe un montaggio qua con.
i cronisti del wrestling. Males, bellissima. Dai, chiudila. Dai, chiudila. Bravo, Silly. Mamma mia, ma non ne sbagli più una, figlio mio. Basta, 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 basta. Lo odio talmente tanto il no shopping che non lo voglio più vedere. 3-0, finisce qui. Bene, ragazzi. Il no shopping che non tira una volta, mezza volta nella porta. Godissimo. Godissimo e godin. Quanto sta fuori, share? 5 gioco, grazie al cielo. Esistono ancora allora gli infortuni, quelli piccoli. Prendere il prestito Garbett, i Rangers, di nuovo, ha senso. Quindi glielo ridiamo. E qui abbiamo un ultimo resoconto in Croazia. Secondo me siamo anche alla fine comunque del resoconto, eh. Che la Croazia, poca roba. Oh, sì, qualcosina, però, insomma. Dragovic, se non sbaglio. Oh! Ti mando in Austria. Proviamo subito. 3 mesi. Mentalità difensiva. Dai. Direi che ci possiamo fermare qua. Nel prossimo episodio non solo. Finiamo agosto, ma iniziamo anche settembre e quindi sapremo già qualcosina dell'Europa League. Andando così spediti, secondo me le cose. Aspetta un secondo però, perché i resoconti. Mohamed Begovic, 70. E Mohamed Begovic non si vuole trasferire. Danso 77, ok. Ivo Malicek. Thunvald, niente. Thunvald non si vuole trasferire. Forse? Se paghiamo la clausola? No, bene, questa era la risposta. Ivo. Che Ivo magari, niente. Vabbè, Danso ci sta. Graeme, incredibile, non si vuole trasferire. Maranda sì, ed è infatti il più merdone. E mentre Mohamed Begovic, ne manco ma un Mohamed Begovic, che gioca nel St. Poulten in Austria. Questo giocatore non intende trasferirsi in un campionato ritenuto poco competitivo per le sue qualità. Mohamed Begovic, 70. Io chiudo così perché come posso chiudere? È un modo epico per chiudere, no? Mannaggia i loro creatori di questo gioco. Malishek, niente, anche questo gioca nell'Admira. Questo invece? No, niente, neanche lui. Signori, addios.